Benvenuti in questo mondo fatto di carte, Collector Mania. Qui potrete trovare tantissime collezioni di Pokémon, Mystery Box, carte singole e accessori per conservare al meglio la tua collezione. Se c'è qualcosa che ti garba, te lo spediscono direttamente a casa e con la massima cura. Servizio e cortesia, questa è Collector Mania. Ciao grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua in questo nuovo video di Paradox Rift. Oggi siamo qua per andare a vedere UPAX, Pokémon che non pensavo avessero ristampato in questa versione Terra Cristo. E ovviamente prima di andarci a vedere la lista che trovate sempre in descrizione, mi raccomando lasciate un bel mi piace, supportiamo il canale. Se volete poi supportarlo come il migliore dei modi, potete fare un abbonamento, offrirmi un caffè con l'abbonamento giustamente da 99 centesimi, quindi neanche un caffè, cioè un caffè senza zucchero, mi scalano quel centesimo e andiamo a vedere che cosa fa UPAX. 220 punti vita tipo lotta ma attacca con le buio, quindi ho detto dove lo possiamo infilare questo bestione con gli anelli? Ora ve lo andrò a dire. Innanzitutto con due energie fa 50 danni per ogni energia assegnata ai Pokémon del mio avversario, quindi potrebbe fare molto male. Mentre con tre energie fa un bel pugno malandrino, dove dice che poi dopo non potremo usare quell'attacco. Ma questo Pokémon lo abbiamo infilato nel deck di Luna Ruggente. E ormai Luna Ruggente lo conosciamo tutti, con 3 energie mentre KO un Pokémon attivo e si infligge 200, mentre con l'altro attacco fa 100 danni più 120 se andiamo a scartare una stadio in gioco. Perché UPA in Luna Ruggente? Perché potrebbe essere un'alternativa da inserire contro Miraidon, che non fa schifo. Miraidon mette un sacco di energie e avendo la debolezza gliene basta veramente poche per subire dei KO molto importanti. Inoltre anche per dare un ulteriore gusto a questo mazzo, perché abbiamo tutti attaccanti di tipo buio con Moltres, Luna Ruggente, abbiamo il Mew che all'evenienza può fare gli attacchi che vuole, però la debolezza psico al momento ce l'hanno veramente in pochi. Quindi UPA in questo momento storico potrebbe essere una bella alternativa, attacca con 2, quindi non è che ci vuole tanto, io posso mettere l'energia di Moltres tramite la sua abilità e ci abbiamo inserito ben 4 scambi di energia, quindi possiamo girarci e giostrarci le energie buio come vogliamo e quindi all'evenienza le possiamo dare sia su Luna Ruggente che giustamente su UPA, ma anche su Mew se vogliamo fare un attacco di un certo tipo. Morpico ritirata gratis se non ha energie assegnate. E poi ci abbiamo l'anfora terrestre, scarta 1, pesca 2 energie dal mazzo. Blocco amici, canna da pesca, carretto di scambio, distintivo oscuro, fondamentale in questo mazzo perché andiamo a prendere energie buio dagli scarti e le metti a un Pokémon base in panca, ovviamente di tipo buio. Fune di fuga, Minor Ball, Energy Switch, Super VIP Pass, Ultra Ball, Pokéstop, che anche lì potrebbe essere un'arma a doppio taglio, però visto che abbiamo tanti strumenti che già vi ho fatto vedere, potrebbe essere una ottima scelta. Poi se scartiamo anche delle energie ce le possiamo andare a riprendere sempre grazie al distintivo oscuro e la canna da pesca, ma soprattutto di Moltres. E essenzialmente questo è il mazzo, ma poi abbiamo anche la vitalità della professoressa Olim, che andiamo a scegliere due Pokémon tempo passato, ma tanto a noi ci basta metterle su Luna Ruggente e per ognuno di essi prendi una carta energia buio dagli scarti e gliela andiamo a seccare addosso. Pepe, strumento e carta oggetto. Di oggetto abbiamo l'amuleto del formaggio e il sigillo forestale. Questo signore è il mazzo, già è forte di sé Luna Ruggente, ho detto proviamoci a infilare un palupa. E detto questo, mi raccomando, bel mi piace e andiamoci a trovare degli avversari. Primo avversario di oggi siamo contro Exia. Bada che coroncina che c'ha in testa, bada che robina, è uscita croce. Vogliamo iniziare noi? Sì, iniziamo noi. E caspitone che mano,
Che mano, certo si poteva mischiare meglio sto mazzo. Cioè, tre poi stop, due energie e la Ultra Ball. Meno male c'ho Greninja e quantomeno pesca. Quantomeno pesca e spero vivamente che col poke stop magari mi dà qualche balls. Lui gioca Charizard sicuramente, carretto di scambio. Usiamo subito il ninja e ci esce fuori la Minor Ball, ok. Ci andiamo a prendere contro Charizard. Lui c'ha debolezza, però insomma, cioè c'ha debolezza erba. Io preferirei prendermi Moltres. Partiamo abbastanza safe. Vediamo se col poke stop scartiamo altre energie. Eccole lì, Santos Billy. Cioè doppio Billy scartato così. Pazzesco. Pazzesco, questa la segniamo così. Dopo ne abbiamo un'altra negli scarti, quindi questa la possiamo anche assegnare dopo. Magari usiamo la pescata di Greninja, vediamo che cosa ci esce fuori. Ci abbiamo il boss per fargli subito a poco il Charizard, ma vediamo col Super VIP Pass cosa ci spolvera in panca. Charmander e Pidgey, ottimo. Coda misteriosa, vediamo se trova la Ultra Ball, se trova la caramella, eccolo lì, il caramellaio. Poké stop, canna da pesca, Ultra Ball e scarta la Kissara. Ok, buono per la Kissara con la Ultra Ball, però lui si va a prendere Charizard 100%, quindi dopo lui lo evolve e io devo cercare di fargli subito cacca barozzi. Andiamo però, è un tuppo perde tempo, una Ultra Ball di così. Andiamo. Ok, scarta quelle due, che poi comunque anche Upa qua potrebbe essere utile, visto che lui con Charizard mette tre energie e comunque sono già 150 danni. Un'altra energia ce la potrebbe avere e sono 200, quindi se lui ingrana bene che mette tante energie, Upa può dare veramente delle belle stecche. Si prende Pidgeot, giustamente c'è caramella rara, Pidgeot. E vediamo, però a me fa molta più paura il Charizard che Pidgeot. Se io faccio Ultra Ball su 1 e 2, che tanto mi hanno già altamente sbaloccato le nerchie della minchia, noi possiamo fare Luna Ruggita e si può fare anche poche stop. Vediamo cosa esce fuori. Cane illuminato dall'Enel. Io me... Cioè, ma com'è che questo Pokéstop mi ha scartato 5 Pokémon su 6 con 2 pescate? Zio povero. Va bene, facciamo la vitalità che pesco. Lasciamoglielo evolvere. Andiamo gioco, anche te non ti ci metterà a bloccare. Oh, questo di qua se ne pesca. Poi se ne scarta ancora di Greninja. Olè. Poi ci abbiamo il distintivo, anche perché giustamente non potevo ritirare. Questo si fa così. Questo si fa di cos'ha. Si switcha col carrello della spesa e gli andiamo a fare 380 a questo Mew che ci andiamo a levare dalle Bellotas. Vediamo che premio c'è. Olè. Scambio di energia. Dobbiamo, se vogliamo giocarci Upa, dobbiamo trovare l'amo. Se no ce la giochiamo tranquillamente così, che comunque va buono. Lui tanto c'ha la caramella rara per mettersi Pidgeot. Poi con Pidgeot si fa prendere altra roba. Il fatto che abbia messo Charmeleon lì davanti non ha molto senso. Però questa caramella rara dietro, ok. E scusami tanto, se mi lasci lì Charmeleon te lo defungo maltamente. L'energia la scarta col Pokéstop e godo. Godo e sbrodolo. Ricerca rapida. Cioè, se te adesso ti prendi Charizard, sono un po' i tuoi neuroni che non sono rapidi, perché io ti faccio 190 e vai KO, caro amico Charmaleone. Ok, non è dato sapere che carta ha preso, perché giustamente. Dimmi che passi. Pepe Reina.
che poi noi comunque abbiamo, volendo, scambio di energia su Luna Ruggente, ci possiamo anche attaccare con lui. Aspiratore perduto. Vabbè, ci leva la statua, che non è che mi abbia dato il grande aiuto sacro, cioè proprio 0 di 0. Meglio levarla, grazie mille Exia. Fune di fuga. Fune di fuga vuol dire che lui se la dà a gambe. Se la dà a gambe. Mettiamo Greninja, tanto lui non ci attacca adesso. Non ci attacca e non vorrà attaccarci per niente al mondo. Energia fuoco su Charizard per motivi X e finisce lì il suo turno. Signori, io farei carte nascoste di Greninja e ok. Poi si dà l'energia su Luna Ruttante. Energy Switch, questa da davanti la diamo dietro. Si fa carretto di scambio sulla Luna, la facciamo volare con Moltres che con le ali fiammanti si prende l'energia ridata. Bossaro su Charmeleon, così te il Charizard te lo sogni la notte. Mi basta fargli 100 per godere a spruzzo. Perfetto, olè, vai. L'amuleto, interessante, anche contro Charizard che ci fa 2,50, non è male. Ne ho più di uno, quindi me li posso mettere dove voglio. Manaphy dietro non ha un grande senso, però sicuramente sarà per tamponare un po' eventuali pescate maligne. Ma tanto con Pidgeotto ti prendi ciò che vuoi. Fatti una bella ricerca, fai una bella pulizia. Ok, canna da pesca Zuba. Ok, e passa al turno. Interessante, molto interessante questo passaggio di turno. Io posso anche fare, vediamo se mi viene in mente qualcosa di losco. Io posso ritirare due, non ho grandi problematiche. Si fa la vitalità, così se ne pesca anche tre. Ci abbiamo anche il distintivo ultrapalla. Questo si può buttare via con l'anfora, si prende altre due energie. E poi possiamo anche fare Greninja sull'energia, ci esce tanta bella robina. Ultra Ball su Pepe e sull'anfora, perché tanto abbiamo finito le nostre energie. E ci possiamo prendere un'altra Luna Ruggente. Questa la diamo di qua. Distintivo oscuro giustamente di là e siamo pronti. Questo la diamo di qua, così c'ha 2,70. Secco, scottiamolo via questo Charizard. Sono curioso di vedere con cosa ci attaccherà adesso, ma tanto ci uscirà di Manaphy e quindi ci regalerà un premiettino proprio poco succoso. Lui non ha sfruttato molto bene questo Pidgeot. Sarà che io sono partito veramente molto forte. Però ripensandoci, Upa può essere utile anche. In questo caso non è uscito. Però in un mirror di Luna Ruggente, il fatto che noi abbiamo tante energie può fare molto male. Quindi anche questo tenetelo d'occhio. È una sorta di Darkrai che però fa 50 per... E solo che Darkrai, essendo buio, lo carichi più velocemente. Questo insomma, gli puoi fare un energy switch. Questa Kissara, ma a me può anche andare bene, tanto non è che mi cambia la vita. Minor Ball per lui. Vediamo se si mette un Charmander, eccolo lì. Vediamo se poi riuscirà proprio a caricarlo. Minor Ball ancora. E se ne mette due. Lui ha paura, ma giustamente, che gli devi dire? Ah, ne mette anche un terzo, perché non c'è due senza tre. E dirà, prima o poi ce la fo. Distintivo scuro, mi piace. Questo glielo metto di qua. E a questo punto gli si fa 190. Per me Moltres lo può anche mettere KO. Dopo lui esce di Charizard e io gli faccio l'attacco che va KO. Quindi ho vinto in qualsiasi caso. Mi manca due premi.
lui deve semplicemente evolvere Charizard, io gli chiudo la partita proprio nei denti, gli spezzo le ali a questo Charizard e siamo a posto. Ora lui si potrà prendere caramella rara, Charizard, eccolo lì. Eccolo lì il Terracristian. Vai, facci vedere quanto danno fai. Regno infernale. Andiamo, scegli queste tre energie che tanto tu duri come un gatto in tangenziale. 1, 2 e 3 dietro. Boss Order, attenzione. Boss Order su Luna Ruggente. Questo non me l'aspettavo. Oscurità, 300 danni. Va bene, va bene. Allora, beh, questo non cambia molto i giochi. Lui si è preso due premi. Usciamo di Moltres per il semplice fatto che con l'anfora voglio vedere se ci sono le energie. Mi sembra che una ce ne fosse. Mi sembra che una ce ne fosse. Quindi questo scartiamo. E ce n'è ben due, signori, perché l'avevamo presa anche nei premi. Quindi, caro mio amico Exia, qui si ritira. Si inizia a fare l'olio canforato. Frane squarcio, Tony viso, KO luminoso e andiamo, ci prendiamo 200 danni ma questi li offre la casa. Grande partita, peccato per quel lupa che ho scartato con la stadio, ma tanto non avrebbe fatto grandi danni. E andiamoci a trovare il secondo avversario perché voglio usare Upa, voglio usare Upa. Ultimo avversario di oggi, siamo contro Alemassimo. Massimo, grande Massimo, un saluto, non so se tu ci segui, però insomma, dai. Mi levo sti occhiali perché sennò perdo troppe diottrie e un va bene. Allora è uscita Croce e il mio avversario ha vinto il lancio, quindi deciderà Massimo, decimo meridio. Alle, è il turno, è il mio turno? Ok, no, il mio avversario inizia per primo, ragazzi, non ci vedo più niente. Ok, grande mano, grande mano. Dove sono i base? Ok, rimesta tutto, sì, dai, non ce l'ho, la mano perdente, ce l'avevo prima a mano, no, figurati se mi interessa. Via, Dio, sì. Cane boia del povero. Cioè, si può partire sempre, Dio, sì, con Greninja. Però questa volta mi ci ha dato anche i VIP pass, quindi sei scusato, sei scusato. Gioca Mew con Miraidon. Lui c'ha doppia debolezza sia con Mew che usando il mio amico Upa. Top. Vai di Raikou. Signori, qua voglio partire proprio Aggron. Ci divertiremo. Lui non sa che io so che lui non sa. Ci mette Raikou davanti. Anche perché sì, ha visto la mia mano perdente, però. Però energia elettro davanti. Sigillo forestale. Vediamo se si andrà a prendere forse un VIP pass o un Miraidon per caricarsi tutta la panca. Raikou. Vediamo. Qualcosa si è preso. Vediamo se lo scopriremo. Sentiero Bianca Cima. Che lurido. Che lurido, signori. Proprio una merdaccia. Carretto di scambio. E neanche Mew può usare le sue abilità. Neanche Mew. Però questo attacco è stato veramente, veramente brutto e cattivo. Upa ci esce. Ci esce proprio dalle mani. E a questo punto si può fare VIP pass. Ci prendiamo Luna Ruttante. E non abbiamo neanche. Non abbiamo neanche Osoli. Moltres che è nei premi. Non posso fare grandi cose. Questa la diamo su Upa. Se lui mi fa il KO su Greninja, io poi dopo godo. Squacquabigli è inutile perché c'è una regola speciale. E visto che noi siamo speciali a bestia, si passa il turno. Potevo anche fare l'anfora terrestre su Squacquabigli, però vabbè, ho detto aspettiamo. Non diamo troppe cose dal mio avversario, perché magari pensa che io non ho energie. Lui intanto spero che carichi quel Raikou, perché sennò non gli faccio KO. Mew c'ha resistenza, aspiratore e formaggio, quindi con l'aspiratore se leva la stadio fa ridere perché se l'è messa da solo. Amuleto davanti, che ci sta, da un po' di rinforzo su Mew,
anche se con la debolezza buio va da poi parti. Ed è il mio turno. Squacco a Billy, mamma santa, come gli fa proprio uno squacquerone. Allora, facciamo anfora, leviamo squacqua che qua è un pappagallo morto. Ci si prende due energie. Questa la diamo sempre su Upa. E in teoria non riesce a fare 2,20 al momento, neanche se carica tutto. Però vediamo. Aspiratore, dimmi che lo fai. Dimmi che levi la stadio, butta via la canna e leva la stadio, signori. Questo faceva molto ridere, perché giustamente lui gioca tutte abilità. Ti sei autobloccato. Ti sei autobloccato. Quindi adesso magari ritira, pesca di Raikou. Credibile, questa è la partita degli scherzo. Vai, corsa lesta, vediamo se trova un'energia, sarebbe oro. Lucky Sara, va bene. Sì, almeno pesco qualche carta in più. Non c'è l'energia, non ci sono Pokémon, c'è solo aiuti su aiuti. E... vediamo dove possiamo arrivare. Zero ora, lui sta cercando con veemenza un'energia. Un'energia sta cercando. Ti prego mettila, perché io ti faccio KO. Non lo fa, non lo fa. E un'altra Olim non mi serve a granché. Però se io metto l'amuleto su Upa, visto che lui ha già fatto l'aspiratore, in teoria dovrebbe reggere un colpo di Raikou maxato. Con Pepe ci possiamo prendere uno strumento che potrebbe bellamente essere. Bellamente essere l'anfora e il sigillo. L'anfora e il sigillo. Però non ho un Pokémon V a cui mettere il sigillo, perché il mio V è nei premi e questo non ci avevo pensato. Spero esca. Spero esca e alla svelta. Quindi facciamo una bella pescata di Greninja. Vai. Un'altra luna. E facciamo di così. Questo lo ritiriamo e gli andiamo a dare un piccolo colpo. Un piccolo colpo. Se avessi avuto, se avessi avuto Moltres, io gli avrei fatto tanti bei danni. Tanti bei danni. Vediamo cosa mi è rimasto qui. Poca roba. Mi prendo un altro Upa, perché con lo scambio di energia è tanta roba. La combo è molto interessante. Facciamogli 100 intanto. Facimogli 100. Lui è stato furbo che non ha messo energia. Ha fatto molto il paraculo. Però giustamente che fai? Io poi dopo, sì, tu mi fai un attacco, dopo tu per forza devi mettere energie se vuoi attaccare. Non è che puoi far finta di niente. Posso capire un mazzo che attacca con una, ma te attacchi con due, con tre. E già due KO per buona parte delle tue cose. Con la Ultra Ball, cosa prende? La pecora? Un altro Raikou. Ok. Vediamo se lo bencia. Sì. Potrebbe pescare di Mew adesso, invece no, fa corsa lesta e ricerca accademica. Ha buttato via mano ferrea, che anche lì ragazzi erano chili e chili di energie che io aspettavo proprio con ansia. Proprio con ansia. Amuleto del coraggio su Raikou dietro. Elettrorondo 190. Lo reggiamo come il parmigiano. E essenzialmente io faccio una bella vitalità dietro. Se ne pesca 3, forte. Anfora. Ci possiamo buttare via Luminion perché abbiamo 1000 aiuti in mano. E possiamo mettere Upa. Bellissimo. Qua. E gli possiamo dare. Guardate che bellezza, eh. Questa si può anche scartare. Si può dare questa energia di mano su Upa. Si può fare energy switch di qua, tanto lui mi fa 190, io ritiro, faccio di così, me ne curo anche di 30. E signori, 200 danni, ora il culo, vienimela a dire ora. Ora ti posso fare KO. Ottimo, due premi, vediamo se ci esce la bestia. Ci esce Mew.
Ci esce Mev. Mev non è neanche tanto utile in questo matchup, però. Lui esce di Mew, perché comunque ha resistenza. Ma sicuramente abbiamo maniera di caricare anche Luna ruttante. Minor Ball. Vediamo se mette Miraidon o qualche cos'altro di strano. Vediamo se c'è un'altra mano ferrea, ma mette Miraidon. Ok. L'energia la dà su Raikou. Non vedo grandi alternative per il mio avversario. E infatti, se la bosca... Signori, questo video può finire qui. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. E Upa in questo meta, cioè soprattutto in questo mazzo, visto che c'è milioni di Miraidon, può essere molto divertente. Io vi ricordo che nella sezione short sto pubblicando spacchettamenti a manetta, quindi se vi garbano andate a vedervi anche quelli. Io vi mando un saluto, un abbraccione, se siete arrivati fino a qui con la visione, commentate con Umpa Lupa. Noi ci si vede alla prossima e che Godenzio sia con voi.